Un saluto a tutti e a tutti ed eccoci giunti all'ottava e penultima parte di questo corso di presentazione della Shell Fish. Di cosa ci occupiamo in questa parte? Di dialog, che è un comando che permette di creare dialoghi interattivi nel terminale. Allora, subito una premessa. Dialog non è un comando specifico per Fish, ma è un comando presente su tutti i sistemi Linux. E ho approfittato di questo corso su Fish, che è comunque un corso incentrato sull'uso di uno strumento per il terminale, per presentare anche Dialog. Avrei benissimo potuto integrare la presentazione di questo comando anche nel corso precedente sugli script per Bash, sulla shell Bash, ma a quel tempo le cose sono andate così, la scaletta era stata preparata utilizzando i dialoghi con interfaccia grafica di Zenity e quindi Dialog non è rientrato nei piani di quel corso. Così l'ho fatto rientrare nei piani di questo. Perché? Perché appunto Zenity, come avrete avuto modo di vedere nell'altro corso e molto molto parzialmente con un esempio puntuale anche durante questo corso, Zenity è appunto quel comando che permette di creare dei dialoghi con interfaccia grafica coerente col vostro desktop grafico, però appunto con dei comandi da terminale. Ecco, potete integrare nei vostri script dei comandi Zenity e vedete che i vostri script, seppur eseguiti o anche fatti partire da terminale, vi presentano delle finestre grafiche come possono essere questa del file manager o questa di Zim, delle note, e qualsiasi altra finestra che ci sia nel vostro desktop grafico. Zenity quindi è comodo, dà un senso come dire, di integrazione, di uniformità con il resto del desktop grafico, ma appunto, tra virgolette, il suo difetto è che richiede tutto l'impianto grafico per funzionare. Quindi, se voi usaste o faceste partire o aveste dei problemi con l'interfaccia grafica e quindi il vostro sistema vi parte solo da interfaccia a caratteri, solo con un terminale a caratteri e non più con il terminale, scusate, con la sessione grafica, e voleste usare uno di questi script nei quali avete integrato i dialoghi Zenity, non funzionerebbe perché chiaramente mancherebbe tutto l'impianto grafico dedicato all'interfaccia grafica che in quel momento non avreste a disposizione. Quindi Zenity tutto bello, ma appunto è un po' tra virgolette un'incoerenza o in contrasto con l'ambito nel quale si muove uno script scritto con Fish o con Bash che sia. Quindi l'ambito dell'interfaccia ha caratteri, puramente a caratteri, senza necessità di grafica. Ed ecco che in soccorso, diciamo così, se vogliamo usare dei dialoghi preconfezionati e interattivi, simili a Zenity, quindi con uno stesso scopo, una stessa finalità, ecco che ci viene in soccorso questo dialog, appunto, il comando da terminale. Dialog permette appunto di creare facilmente o di formattare facilmente dei dialoghi interattivi perché come Zenity, insomma, parimenti a Zenity, ha delle opzioni per, tra virgolette, disegnare nel vostro terminale dei dialoghi con diversi scopi, ecco, come vediamo fra un attimo con gli esempi che ho preparato. Ecco. Una nota prima di iniziare a mostrarvi i vari esempi, i dialoghi di Zenity possono avere delle dimensioni prefissate che possiamo dare noi, oppure
nessuna dimensione specificata, quindi altezza e larghezza indicati come zero e a dipendenza della grandezza del terminale, Dialog farà in modo di adattare il dialogo disegnato a secondo della larghezza del terminale corrente. Lo vediamo magari con il primo esempio, quello che ho appena spiegato qui con questa nota che forse, come spesso accade, a parole sembra più complesso che non a vederlo nella pratica. E partiamo quindi con gli esempi. Ecco, gli esempi che mostro qui non sono proprio tutti i dialoghi possibili con Zenith, sono una buona parte quelli, come dico qua, di uso più comune, ma non necessariamente sono proprio tutti quelli disponibili. Il consiglio consueto che vi do, se volete approfondire l'uso di questo comando con tutte le opzioni e tutto quanto permette, perché è piuttosto vasto come comando, usate il manuale con il comando man dialog oppure l'altra opzione dialog righetta righetta help, che vi danno tutte appunto le opzioni disponibili per questo comando. E allora partiamo con il primo esempio. Così appunto vi spiego meglio quello che ho detto qui con l'altezza e la larghezza variabile o prefissata. Infobox, si chiama così, il primo dialogo è quello di informativo, quindi voi potete dare un titolo e un testo informativo per far uscire appunto un'informazione. Copio e incollo l'esempio impostato qua. Eccolo qua, copiato e incollato. Facciamo subito Enter per mostrarvi cosa succede. E vedete che Dialog si prende tutta la superficie del terminale con uno sfondo blu-azzurro, mette in mezzo il nostro dialogo, dove c'è il titolo, vedete titolo, dialogo di esempio, infatti lui l'ha messo qui in azzurrino dialogo di esempio, e poi il mio testo informativo dentro qua nell'area disponibile del dialogo, vedete, info box, quindi il testo dell'informativo, esempio dialogo informativo. Ecco, quello che volevo dire nella nota qua sopra è che in questo esempio, per esempio, come in tutti gli esempi di questa scaletta, ho messo una dimensione predefinita, quindi altezza e larghezza del dialogo, quindi altezza 8. Questa qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, compresa questa simulazione di ombra, questa qua dietro, e 78 di larghezza, ovvero per così 78, ecco. Questo vuol dire che è prefissato, e quindi anche se io ingrandissi il terminale e facessi ripartire il nostro comando, vedete che a parte lo sfondo blu che ha occupato tutto il terminale ingrandito, ma il dialogo in mezzo alla finestra è rimasto di 8 di altezza e 78 di larghezza. Modifico. Tolgo un attimo la scaletta. Modifico mettendo 0, 0, credo se ben ricordo, faccio Enter. È diventato piccolino. Vediamo un po' se senza, io non mi ricordo. No, senza un errore. Credo che 00 sia quello per difetto. Vediamo un po' cosa ho scritto. L'altezza e la larghezza dei dialoghi può essere impostata con valori fissi diversi da 0 oppure lasciare che il dialogo venga disegnato il più grande possibile in modo dinamico, impostando i valori a 0. Ecco, quindi in modo dinamico, giusto, scusate, ormai la scaletta l'ho creata qualche settimana fa, poi la rileggo adesso. 00, appunto, lui dinamicamente dà le dimensioni del dialogo a seconda del contenuto che deve mostrare. Quindi qui è poco e vedete che il dialogo è diventato addirittura più piccolo invece che più grande. Se ingrandissi un attimo, ampliassi il testo. Vediamo un po' cosa succede se amplio il testo. Vedete che si ingrandisce già un attimo di più il dialogo. Quindi dinamicamente larghezza e altezza vengono definiti se voi impostate come altezza e larghezza mettete 0. 0 per dialogo vuol dire pensaci tu. Ecco, se invece io metto di nuovo 8 e 78, mi sembra che era, vedete che in modo fisso,
mette comunque 78 di larghezza e 8 di altezza. Qui vedete voi cosa vi fa comodo, nel senso che se non sapete quanto può essere ampio un testo di un vostro script, forse è meglio che impostate 0,0 in modo che si adatti da solo il dialogo e non magari fisso che poi venga tagliato il testo, dia qualche errore, come abbiamo visto prima, se tralascio le dimensioni. Ecco, comunque sono un parametro obbligatorio, o mettete 0 o mettete una grandezza fissa. Ripeto, qui in tutti questi esempi ho messo sempre 8,78 come grandezza, altezza e larghezza. Tutto qui, ecco, la nota qui vuol dire quello. Ci sono due opzioni, quindi. Poi dopo l'info box c'è anche il message box. Il message box non è molto diverso dall'info box, ma in più presenta, facciamo copia e incolla, in più presenta un pulsante questa volta. È molto simile all'info box, ma con un pulsante col quale potete reagire, fare ok e voi avete reagito a questo dialogo. Avete la possibilità di fare enter sul pulsante simulato ok. Poi c'è yes no, questo anche se in inglese è facile da capire, yes no vuol dire che ci sono due pulsanti. E quindi se facciamo questo esempio, vedete che con il tabulatore o con le frecce della tastiera posso scegliere di qua e di là di rispondere sì o no. Quindi accettare, che ne so, la domanda che mi viene posta nel dialogo oppure non accettarla. Quindi c'è anche la possibilità di dire Y e io rispondo Y oppure no e io rispondo no. Che sono le due lettere, scusate, che sono le due lettere che vedete in rosso nel dialogo, che sono quelle che reagiscono se voi premete quella lettera con la tastiera, quindi dico no, esco con un no. Come faccio a testare che cosa ho risposto? E qui c'è un esempio appunto. La variabile di fish che contiene il risultato dell'ultimo comando contiene appunto, si può testare questa variabile, come vedete qui nell'esempio, if test status, $status è uguale a 0, l'utente ha scelto yes, quindi positivo è la risposta. Se invece è diverso da 0, probabilmente 1, non so, vediamo un po' se c'è lo status. Ecco, 1, vedete ho risposto no l'ultima volta che ho fatto n, ed è 1. Se io rispondo con la Y o faccio enter, mi mette 0. Quindi voi potete testare tranquillamente subito dopo l'uscita dal dialogo, testate con $status, se è 0 vuol dire è stato scelto yes, se non è 0 vuol dire che è stato scelto no. Ok, semplice qua, Vedete che da questi primi dialoghi capite perché ho detto che c'è una netta similitudine fra Zenity e questi dialoghi. È vero che qui la grafica non c'entra niente, quindi gli script che create con questi dialoghi vi funzionano anche in un'interfaccia puramente caratteri. Però diciamo che in un qualche modo danno l'idea del dialogo, no? Ci sono questi profili, questi spessori, queste finte ombre, ecco, che danno un po' l'idea, tra virgolette, della grafica, come si può simulare in un'interfaccia caratteri. Ecco, niente di spettacolare in confronto al nostro desktop grafico, però dobbiamo sempre pensare dove ci stiamo trovando. In un'interfaccia pur sempre solo a caratteri. Quindi non è già male, direi, anzi, un buon risultato vedere dei dialoghi di questo tipo. Pensate a scrivere, a creare un vostro bellissimo script con questi dialoghi interattivi. Non è male, molto, molto carino, trovo, anzi. Poi, input box. Ok, input box. Input dà l'idea di un dialogo che vi permette di introdurre qualcosa, di interagire inserendo un testo, un parametro, un qualcosa. Ecco, facciamo come sempre, quindi copia e incolla questo esempio, facciamo enter. Allora, vediamo un po', qui ho ampliato un po' le opzioni. C'è un titolo principale sullo sfondo, richiesta di parametri, col suo bella sottolineatura, e anche eleganti. Poi c'è
il titolo del dialogo in quanto tale, non solo della paginata di sfondo. Quindi c'è una distinzione fra i due titoli, poi c'è la domanda: qual è il tuo colore preferito? Punto di domanda. Possibile indicare più risposte separate da spazio. Quindi ho messo addirittura anche nell'esempio che poi vi trovate nella scaletta, a vostra disposizione, anche un valore per difetto, quindi ho già messo blu per indicare come scrivere, poi io vabbè, posso mettere rosso, giallo, eccetera, eccetera, e poi sotto, tra il campo dove posso digitare i miei colori e i pulsanti sotto, mi posso muovere con il tabulatore o come sempre con i tasti freccia della tastiera, su, giù, su, giù, su, giù, qua e là, qua e là. È uguale, come siete abituati, ho col tabulatore con le frecce della tastiera. Quando ho finito, vengo sull'ok, cancel, rinuncio, cancel, rinuncio, ok, dico, ecco, questi sono i miei colori preferiti, faccio enter. E dove trovo le risposte? Ecco, attenzione, qui la cosa diventa, tra virgolette, per carità, più complessa. La risposta è deviata, per così dire, inviata ad un file, quindi dovete avere sappiate già che se usate questi dialoghi nella stessa cartella, per praticità, dovreste avere o riservare un file per le risposte a questi dialoghi. In questo caso io uso risp.txt, vedete qui risp.txt. In questo momento che sono posizionato in questa cartella, lui, il mio dialogo, lavora con questo file. In questo momento, in questo file, ci sono le risposte che ho dato io. Cosa sono? Blu, rosso, giallo. Io mi aspetto che in risp.txt ci sia blu, rosso e giallo. Eccolo qua, blu, rosso e giallo. Perfetto. La risposta appunto si trova e la risposta si troverà sempre anche negli esempi seguenti di dialoghi più o meno complessi. Si troverà sempre in un file, in questo caso risp.txt, ecco. Quindi l'apicetto qui circonflesso, il cappellino così, circonflesso, cattura l'output di STDR, che sarebbe l'uscita dei messaggi di errore standard, di qualsiasi terminale. Anche ancora una volta non c'entra niente Fish qui, tutti i terminali hanno delle uscite standard, fra i quali quello che vedete qui quando scrivete le risposte dei comandi. Una di queste uscite standard è appunto standard std, standard error, la coda degli errori. Ecco, quindi il comando dialog sfrutta questa coda degli errori per far uscire la risposta a ciò che voi impostate nel dialogo. Tutto lì. Quindi per catturare questa uscita degli errori, la coda degli errori, in Fish si usa questo simbolo, il centro circonflesso, questo cappellino qua, e allora ecco che in coda ad ogni comando di dialogo mettete appunto questo cappellino seguito dal nome del file che volete usare. E dentro lì si trovano appunto le risposte interattive dei vari dialoghi. Se si sceglie l'opzione annulla, il file è vuoto ovviamente, cioè l'annulla è il cancel. Se avessi scelto cancel, risp.txt sarebbe stato vuoto ovviamente perché non ho risposto nulla, ho rinunciato. Per caricare le voci digitate separate da spazi in una variabile, usare un ciclo for, per esempio. Questo qui l'abbiamo imparato nelle parti precedenti del corso. Per esempio questo, ecco, for i in cat di risp.txt mi legge il file risp.txt, quindi sapete che a terminale cat risp.txt, ecco, faccio vedere, mi fa vedere niente così, solamente il contenuto. E quindi se io con il mio famoso e potente in for una variabile in la risposta di questo comando e imposto un'altra variabile con ciò che abbiamo già visto nelle parti precedenti del corso, quindi passando al comando tr che sostituisce gli spazi con gli a capo, io posso avere una mia variabile i contenente le dimensioni a indice 1, 2, 3, per esempio blu, rosso, giallo. Ecco, possiamo anche farlo, perché no? Se abbiamo seguito bene le parti precedenti del corso, questo è chiaro cosa succede, però facciamo pure il comando e dovrei trovarmi nella variabile i tre
tre elementi, facciamo count $di, vediamo che dice 3, echo $i di 1, il blu, di 2, il rosso e di 3 il giallo. Ecco, a questo punto, dopo aver gestito nel nostro ipotetico script questo dialogo, aver gestito la risposta con questo piccolo for i in, noi possiamo avere a disposizione per il resto dello script, per esempio, se abbiamo questa necessità naturalmente, una variabile con un indice. Con il contenuto, ecco, un indice variabile, con una voce di risposta per ogni indice, appunto. Ecco, avessi scritto 10 colori che mi piacciono, avrei trovato i da 1 a 10. Ecco. Così, qui tutto nella scaletta, voi l'avrete a disposizione come esempio, se in questo momento poi non vi ricordate come si faceva già quella cosa, l'ho riportata qua. Text box è un dialogo che vi permette appunto di no, appunto no, cioè vi permette di visualizzare, come dico qui, il contenuto di un file. Quindi vediamo un po' se c'è questa test fish, poi passano le settimane. Sì, test fish.fish c'è, quindi possiamo fare questo esempio. Dove è finito? Ecco, enter. Voilà. Quindi questo, no, questo file è un file di testo comunissimo, a parte che include uno script di prova, potrebbe essere anche la Divina Commedia, è poi uguale, un file di testo. Vedete che Textbox permette di visualizzare a varie schermate a dipendenza delle dimensioni che do del dialogo. Ecco qui che ancora una volta, magari mettendo 00 varrebbe la pena perché non si sa quanto è grande il file da visualizzare, però eccoci qua. Ecco, c'è un solo pulsante exit, ovvero quando hai finito fai enter ed esci, hai abbandonato la lettura. Se no, prima di exit c'è con le frecce su e giù. Ecco, vedete, non so se si vede bene, è in verdino qua. In verdino c'è una freccetta che va verso il basso e con il più. E se fate clic addirittura adesso con il mouse non ha un gran senso, è perché dobbiamo pensare che stiamo usando questo script in un'interfaccia puramente a caratteri. Come ho già avuto modo di dire, in un terminale simulato nell'ambiente grafico anche il mouse può avere il suo influsso, però uso solo le frecce della tastiera per essere coerente. Ecco, vedete, dunque, in questo momento è visualizzato solo la freccia che va verso il basso con il più perché sta a indicare che c'è ancora del testo da vedere. In alto non c'è niente. Qui dice che ho fatto scorrere il 10% del testo di questo file, 10%. Se io comincio con la freccia verso il basso a far scorrere il testo, vedete che appare anche una freccia verso l'alto qua, in verdino sbiadito, vuol dire che sono in mezzo al testo, non sono né in cima né in fondo perché c'è la freccia sia per tornare indietro sia per andare avanti. E qui intanto sono arrivato al 20%, il 23, il 25, vedete qua, va sulla percentuale, il 26, il 27, il 31 e io più vado con la freccia verso il basso, più faccio scorrere il mio testo. Ho passato la metà, 50%, tengo premuto il tasto della freccia che va in giù e arrivo fino al 100. Ora c'è solo la freccia che va verso in su, perché in giù sono arrivato in fondo al testo, quindi posso tornare su. Va bene tornare su anche a paginate, con pagina su e pagina giù della tastiera, sempre pagina su e giù che sono vicino alle frecce di solito, non so come è disposta la vostra tastiera. Insomma, freccia su, freccia giù, pagina su, pagina giù, potete scorrere il vostro testo. Alla fine enter con l'exit e avete finito. Password box può essere utile anche questa. Password box è il dialogo che vi permette di scrivere appunto la password senza mostrarla a video. Quindi vediamo un po', digita la tua password, io metto Pippolina. Vedete che non si muove il cursore, niente, come essere nel terminale. Io ho scritto Pippolina, ma non la si vede, quindi poi o l'ok accetto, cancel rinuncio, faccio ok e ancora una volta
dov'è che ricevo la mia password? In un file RISP, ovviamente scritta in chiaro. Adesso, insomma, ci siamo capiti, eh? Devo scrivere un file con la password temporaneamente, Pippolina, e nello script varrà sicuramente la pena recuperare subito quella password e cancellare il file. Comunque, vedete che il meccanismo è uguale. Pippolina è quello che ho scritto nel dialogo. Se non altro a video in quel momento, anche se qualcuno vi sta guardando, non vede la password che state scrivendo. Se gli nascondete anche il file, siamo a posto. Vabbè, comunque. Qui spiego i dettagli di come puoi usare, ecco, per caricarsi, che ne so, la password in una variabile, basta usare il comando set pass e sostituzione di comandi cat RISP. Eccetera eccetera, ecco qua, niente di che. Comunque c'è anche un dialogo per le password. Poi qui andiamo tra virgolette sul più complesso, c'è il menu, quindi qui si può creare un menu con il comando dialog. Qui vediamo un po' se ci riesco a copiarlo tutto senza fare disastri. Allora, eccolo qua, questo è un menu che ci permette appunto di vedere ancora una volta il titolo della paginata, diciamo, che si presenta in questo terminale, gestione utenza. E questo è un menu qualsiasi, è gestione delle utenze di un applicativo, quindi delle user che potrebbero usare un applicativo. Menu di esempio, com'è, e scegli un'opzione, quindi vedete le varie parti variabili che si possono utilizzare in dialog. Poi si scorrono le opzioni con le frecce su e giù, naturalmente. Col tabulatore si può andare sul cancel o sull'ok, come sempre, per accertare l'opzione. Qui si scorrono in rosso, si possono anche indicare, o meglio, è Dialog che si occupa di mettere le lettere, tra virgolette, shortcut, quelle che si possono scegliere, e viene scelta quell'opzione. Ritorno al menu principale, qualora ce ne fosse uno precedente, anche ho messo anche quell'opzione lì. Qui appunto si scorre su e giù, nient'altro. E poi, che ne so, si sceglie qualcosa, questa qui, faccio ok, ho scelto quella lì. La risposta, come sempre, nel file, quindi aggiungi user. Vedete, aggiungi user perché ho scelto quell'opzione lì, e da lì poi con lo script si può costruire attorno a tutto il codice, eh? Anche qui, esempio, con tutte le opzioni potete prenderlo come modello e adattarlo alle vostre necessità. Copia e incolla dalla scaletta che avrete a disposizione e via. Checklist, anche questo è una specie di menu, se vogliamo dire così, ma con dei check box, appunto. Vediamo se riesco a. Che qui è un po' questa povera scaletta, vediamo se riesco a selezionarlo. Ecco, forse ci sono riuscito, ma vediamo un po'. TXT, vabbè, c'è qualche problemino la scaletta a visualizzarmi come al solito le cose. Vabbè. Comunque, checkbox, vedete che anche qui si scorre su e giù, tabulatore in qua e là. Soliti titoli. Qui come si fa a scegliere? Si sceglie sempre con la barra spaziatrice, ovvero diciamo un po' come dire il click del mouse e la barra spaziatrice. Qui è una checklist con più scelte possibili, per difetto ce n'è già attivato uno, vedete l'asterisco qua, local mount è già attivato. Diciamo che voglio scegliere anche il primo, faccio barra spaziatrice, no, ho sbagliato, di nuovo barra spaziatrice si toglie, barra spaziatrice si mette, barra spaziatrice si toglie l'opzione. Dico, quelle due e mezzo le ho scelte, dove c'è l'asterisco è attiva, ho fatto click, diciamo così, dove non c'è l'asterisco non è scelta quell'opzione. Poi faccio enter e ancora una volta nel file RISP mi ritrovo le due scelte separate da spazi, eh? Semplicissimo, ma avete capito, il meccanismo è sempre quello, c'è il file RISP che riceve le nostre risposte. Posso fare più scelte con questa checklist, anche tutti e quattro, e me le ritroverò elencate in RISP separati da spazi.
Il radio list invece è come il checklist, ma avete già capito, con una scelta sola possibile, me ne permette una sola. Quindi anche qui il radio list, vedete, non mette le parentesi quadre ma le parentesi tonde. In più, se faccio barra spaziatrice, mi sceglie il primo, mi sparisce il terzo. Vengo giù, scelgo il quarto, mi sparisce il primo. Qui posso sceglierne uno alla volta perché è come i radio button nell'interfaccia grafica. Faccio clic con il mouse su uno e si disabilitano gli altri. E faccio enter anche qui e quindi nel mio file di risposta mi trovo quello che è stato scelto. L'unica, in questo caso, sarà sempre un'opzione sola. Come sempre, se fai cancel, il file risposta è vuoto, giusto per ribadire. Poi andiamo avanti, siamo praticamente alla fine, ancora due file, due dialoghi e siamo alla fine. Dialoghi possono essere utili, uno è la selezione di file. Questo dialogo permette di selezionare dei file, di navigare il file system e scegliersi dei file, come si fa con la barra, sempre con la barra spaziatrice. Quindi vedete che qui per difetto mi mette il percorso dove sono adesso, quindi nella mia scrivania Studio Fish. Vado con il tabulatore, posso andare nei vari punti o con le frecce su e giù. Per esempio, in questa cartella Studio Fish posso scegliermi questi file. Scelgo il file testo.txt, per esempio. Barra spaziatrice, l'ho scelto e vedete che qui sotto viene riportato. Vedete, è stato aggiunto al percorso della cartella. Se faccio OK a questo punto, nel file solito risp.txt mi ritrovo il percorso e il file che ho scelto. Rifacciamo per mostrare che se vado con le frecce, scusate, il tabulatore. Qui a sinistra dove posso navigare fra le cartelle. Io due punti, si va in su. No, scusate, ho sbagliato. Chiedo scusa. Abitudini grafiche. Quindi vado col tabulatore qui, faccio barra spaziatrice e vedete che mi ha scelto per esempio qua i due punti. Voglio navigare in su, cioè cambiare cartella per dire. Ops, ci picchia. Voglio cambiare cartella, come faccio a cambiare cartella? La cambio direttamente qui nel campo dove viene riportato il percorso. Quindi faccio Studio Fish, eccomi qua, sono a livello di scrivania, oppure vado ancora in su, cancello con il tasto per cancellare i caratteri e qui mi ritrovo a livello più alto, mi fa vedere anche le cartelle nascoste, naturalmente. Poi che ne so, scelgo con le frecce su e giù, vedete sono al 96% di scorrimento oppure al 72%. Scelgo che ne so, immagini, faccio barra spaziatrice, lui mi mette immagini sotto. Poi non so, vediamo. Vengo di qua, anzi scusate, vengo di qua, immagini, non so se di qua, non mi ricordo più. Immagini, no, mi esce. Scusate, ma devo fare pratica anch'io perché non è così evidente, Cola, immagini. Ecco, sono entrato in immagini. Ok, un paio di barre spaziatrici. Lui comincia a mostrarmi le immagini qui. E mettiamo che io scelgo questo, mi prende questo e mi mostra il percorso dell'immagine. Diciamolo francamente, bisogna prenderci un attimo la mano perché abituati talmente con il mouse a girare nel file system, poi a volte ci si confonde con gli enter e non gli enter. Però
Però qui ricordarsi appunto che la barra spaziatrice, poi ci si prende in fretta la mano e quindi qui si cambia percorso sotto. Qui se io scelgo un paio di volte mi entra nella cartella che è indicata qui sotto con la barra spaziatrice e poi qui sopra io posso posizionarmi sulla destra, sul riquadro di destra, scelgo il file che mi interessa, eccetera, eccetera. Ecco, se no faccio cancel e rinuncio. Ok, beh, insomma, più faticoso di quello che pensassi. Comunque, sulla sinistra ci sono le cartelle, sulla destra i file. Vabbè, in basso il campo delle cartelle per navigare il file system. È solo questione di abitudine, però vedete che Dialog vi presenta parimenti a Zenity. Diciamo le stesse possibilità di dialogo, ecco, anche se Zenity, ovviamente, essendo integrato con l'interfaccia grafica vera e propria, è più così, siamo più abituati, è più intuitivo. Qui basta prenderci un attimo la mano, poi si capisce come funziona. E funzionano anche questi dialoghi che ci sono comunque a disposizione. Oltre al file, ovviamente, c'è anche il dialogo per selezionare le cartelle e non i file. Quindi si naviga al file system e si sceglie una cartella con la barra spaziatrice. Ecco, quindi anche qui sulla sinistra, come dico qua, sulla sinistra, che sulla sinistra ci sono le cartelle. No, ops, qui ho copiato. Scusatemi, ho copiato la nota di sopra. Non è giusta questa nota qua, è semplicemente copiato, ho dimenticato di adeguarla, quindi direi che nella parte sopra c'è il file system e sotto si naviga, e nel campo sotto si naviga fra le cartelle. Ecco, vedete? Il bello e il brutto della diretta, non ho più ricontrollato la scaletta, ho dimenticato di adattare un copia e incolla. Comunque, questo qui è scegliere una cartella. Qui sono come per la scelta dei file, questa volta è solo la scelta delle cartelle. Io posso cancellare, il percorso per difetto che è indicato qui e, che ne so, scegliere un'altra cartella, ecco. Poi vado sopra con le frecce su e giù, dico no, voglio questa cartella, faccio barra spaziatrice. Posso anche entrare con una seconda pressione della barra spaziatrice. Se ci sono sottocartelle, posso sempre entrare anche ulteriormente. Dico ecco, mettiamo che voglio questa. Poi faccio ok e naturalmente io mi ritrovo nel mio file RISP. Il percorso, la cartella che ho scelto, ecco. E poi da qui, da cosa nasce cosa? Dico scelta di file o scelta di cartelle, con Dialog posso poi costruirci attorno, lo script necessario per gestire le risposte a questi dialoghi. Ecco, con questo ho finito. Qui lascio un riferimento che spiega con esempi e opzioni del comando Dialog, come sempre, un esempio in rete, un riferimento in rete. Ecco, a parte un po' le difficoltà, il panico e l'impappinatura qui sul file selection, diciamo che per il resto sicuramente avrete visto che Dialog ha una sua valenza, pur essendo solo un'interfaccia a caratteri, dà l'idea, ecco, una specie di grafica con interfaccia a caratteri. Ecco. Con questo concluso, ribadisco che non ha niente a che vedere specificatamente con Fish. Se usate Bash o altre shell potete tranquillamente usare Dialog anche voi, non era un capitolo dedicato specificamente a Fish, ma anche in Fish posso usare questo comando Dialog. Con questo è tutto, vi saluto, ciao ciao e alla prossima parte e ultima del corso. Ciao!